Appassionati sportivi ed amanti dell'ippica, buonasera e benvenuti all'unica trasmissione sul mondo del cavallo a 360 gradi. Ormai sono 14 anni che veniamo nelle nostre case per raccontarvi questo fantastico animale che è il cavallo. Questa sera sono veramente orgoglioso di avere degli ospiti veramente di eccezione che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Lui si era ripromesso di venire a Roma proprio per presiedere la nostra trasmissione, è stato di parola, ormai è a distanza a Milano. Ed è un bravissimo driver e allenatore del nostro trotto nazionale e direi anche europeo. Alessandro Gocciadoro. Buonasera Alessandro, benvenuto. Buonasera, buonasera Rolando. In gamba Alessandro, in forma, eh? Sì, sì, Vedo che sì, a sì. Milano stai mietendo successi, ma anche a Torino due vittorie nella settimana. Sì, è andata bene, è un momento che la scuderia è in forma. Milano poi ci ha dato una bella gioia di riaprire, di avere un ippodromo vicino a casa. Grazie di essere qui con noi. Io gli ho fatto la corte dal 2013, quando vinse il suo derby con un cavallo eccezionale, Bisdeners, è stato di parola. Mi aveva promesso che prima o poi poteva venirci a trovare al nostro talk show No Problem Ippica, che lui segue sempre, ed è qui con noi. È uno dei proprietari più importanti del galoppo nazionale e parlo di Massimo Grecco, Scuderia Aleali. Ciao Massimo, grazie di essere qui con noi. Beh, Buonasera Rolando, sei buonasera. stato di parola anche tu. Cioè, tra parentesi, vedo che dietro le tue spalle c'è un Bisdeners vincente nel derby, ecco, possiamo anche inquadrare Massimo, vediamo proprio. E qui è a Milano, guarda, se vedi il video, viene proprio di precisione, no? Purtroppo quest'anno non siamo stati in grado di rivederci. E Però, va bene ecco, che così, va sia di bene. buon auspicio in America, perché so che correrà in America, no Massimo, il Sì, il cavallo? 6 giugno è già corso in America. Il 6 giugno abbiamo un gruppo 1. Ci crediamo molto, vediamo. Guardate come guarda il Wideworld che è dall'altra parte dello studio, perché proprio ha visto il suo cavallo, Massimo Grecco. Quindi è bello vedere, girare la testa e non guardare la telecamera proprio per vedere il suo cavallo vincere. Dall'altra parte dello studio noi abbiamo un altro personaggio, anzi un'altra signorina che è qui con noi, ha iniziato proprio nei nostri studi la sua carriera di giornalista e poi ha iniziato a fare la professionista del trotto, ora è di nuovo appunto a collaborare con l'Ippodromo della Maura per quanto riguarda le interviste, è Cinette Sernicoli. Ciao Cinette, buonasera, benvenuta. Ciao Rolando, buonasera a tutti. Beh, è un'emozione ritornare in questi studi che tu appunto hai fatto diverse trasmissioni in diversi anni che sono. Sì, sono passati oramai, è passato qualche anno, però sì, comunque sia le facce sono sempre le stesse, è sempre un'emozione, sono sempre grata di venire qua, grazie a te anche Rolando. Fai molta attenzione perché accanto a te hai la nostra punta di diamante, che se si arrabbia, Riccardo Santoliquido. Ciao Riccardo, buonasera. Diciamo, allora, presentato così sembro Girolimoni e già non va bene. Poi dico finalmente, cioè, niente, cioè, perché niente contro Candy, Migliaccio, Moscuzza, ma finalmente c'è una presenza femminile, dolce, angelica vicino. Oh, meno male, quindi forse starò più calmo stasera. E poi volevo fare un saluto e dei complimenti al parrucchiere tuo, quello che ti ha tagliato i capelli, Bene, grazie, è un perché... look giovanile, mi hanno detto, e detto questo ci andiamo a vedere il nostro sommario. Tina Mogette e Romeo Gallucci da un capo all'altro del Gaetano Stabile al Cirigliano di Aversa, la media è di 1,14,1. Il 5 anni tedesco Victory Song vince la Coppa d'Oro di Milano, un ispirato Luca Magnezzi in sella inventa la fuga vincente. Lungo fine settimana ippico nazionale ed estero, si comincia con la Domenica in Rosa di San Siro e le tradizionali Oaks del Galoppo, sfida Italia-Germania. Solvalla Weekend senza trottatori indigeni nelle batterie dell'Elite Loppet 2015, presenti invece quattro italiani nella Sweden Cup del sabato, diretta Unire TV della Kermesse Ippica svedese. Festa nazionale il 2 giugno per la nascita della Repubblica Italiana, festeggiata con il Gran Premio all'Ippodromo dell'Arcoveggio a Bologna. Veramente tanti spunti tecnici per quanto riguarda il nostro weekend e anche il weekend passato, però qui abbiamo Alessandro Gocciadoro, insieme a lui voglio iniziare a sentire che cosa ne pensa ormai della nuova pista della Maura che è stata inaugurata il 9 di maggio, c'è stato un bel assestamento, mi sembra che adesso sta diventando veramente un ippodromo internazionale. Sì, in effetti adesso dopo qualche riunione la pista si sta stabilizzando sempre più, quindi diventa sempre migliore, il fondo è buono, il disegno è ottimo direi, proprio assomiglia molto alle piste svedesi, il cavallo trotta molto bene sia nelle dritte che nelle curve,
quindi penso che a breve diventerà sicuramente uno dei migliori ippodromi in pista da chilometro europei. Alessandro, tu hai cavalli di stanza appunto in un centro di allenamento vicino Milano e parli poi con tanti colleghi che vengono a correre lì, vari Bellei, Vecchioni, Pippo Gubellini e tanti altri, Smurgon. Ecco, che impressione ti sei fatto di questo nuovo impianto del Trotto della Maura? L'impianto è molto bello e molto funzionale. I cavalli sono in un'area verde molto tranquilla, che era l'ex area del galoppo, quindi senza stress così. Va benissimo perché sono molto comodi alla pista, ma anche in una zona molto tranquilla. Quindi mi piace molto. Ci sono lavaggi, cioè, diciamo che si sta completando un lavoro ottimo. Guarda, non a caso stiamo vedendo il centrale di questa settimana, guarda poi come si chiama, il premio Varenne, dove tu purtroppo sei stato battuto da Pietro Gubellini in sediola Prince Wind, però hai corso alla grande con Zorro Foto, anche correndo con il numero in seconda fila, quindi anche con il numero dietro si può recuperare su questa pista. Sì, senz'altro, è una pista che secondo me fa valere la qualità del cavallo, diciamo il cavallo migliore quasi sempre vince. Ecco, Zorro Foto, tra parentesi, doveva correre in Repubblica, però il numero 11 te l'ha impedito, no? Quantomeno hai pensato di impiegarlo in altre corse? Insomma, il proprietario, facendo un viaggio da Parigi, hanno pensato che con quel numero magari, e poi comunque alcuni concorrenti molto forti, aspettiamo un attimo, ecco, magari ricorrerà il giorno della Breeders a Milano, penso, la categoria AB, una corsa medesima questa. Alessandro, ho visto che tra parentesi nel corso della settimana sono venuti anche ospiti stranieri a correre all'ippodromo di Milano della Maura dalla Francia, quindi vuol dire che c'è un occhio dell'Europa su questo impianto. Sì, senz'altro, guarda, ne parlano molto molto bene. Io sentivo anche voci, dicevano che l'allenatore di Robert P. verrà a correre con il cavallo Tuono Blue Rex proprio nel nazionale, sì. Perché ha visto la pista gli piace molto e... Insomma, diciamo di ritornare un po' a livello europeo, dai, con Milano a questi livelli. Adesso ricordiamo che ci sarà la Breeders' Course il 5 di giugno. Ecco, tu oltre a cavalli anziani, questo cavallo straniero, hai diversi cavalli giovani e stai facendo molto bene, no? Sì, guarda, Rolando, noi nella Breeders' Course abbiamo un cavallo iscritto. Purtroppo ha preso il numero a Napoli, ci toccherà fare una trasferta, ecco, avendo Milano così vicino, ma purtroppo ha preso il numero botto, è bello a Napoli. Qui però sei con l'inconfondibile giubba gialla che termina al secondo posto. Prego, esatto. Alessandro. E niente, quindi correranno sicuramente, ho visto Telecomando OK e un paio di cavalli di Gubellini, sono cavalli molto forti. Poi sperare che ci sia questa bella finale a Jagerso, a Malmo, un ippodromo anche quello molto molto bello. Ecco, toccheremo poi il tema della Svezia, perché tu so che sei stato in Svezia con i tuoi effettivi lo scorso anno, quindi ci puoi dare anche delle delucidazioni. Qui abbiamo in studio anche Cinez e Nicoli, che oltre ad aver preso la patente di professionista, perché ha fatto il corso allievi del Trotto, è diventata professionista e quindi conosce molto bene i cavalli e ora sta collaborando con l'ippodromo della Maura con le interviste. Ecco, Cinez, che impressione hai avuto dei vari colleghi di Alessandro nelle interviste, o quantomeno che cosa dicono della pista e dell'impianto del Trotto milanese? Rolando, bene o male le ho forse intervistati tutti, perché tra un giorno e l'altro li ho incontrati un po' tutti e sono tutti particolarmente entusiasti per il fatto che l'anello è, come diceva appena adesso Alessandro, è perfetto, insomma le dritte hanno la pendenza giusta, le curve altrettanto e sembra una pista, almeno a quanto dicono, ad alto livello, insomma pronta ad alta velocità, adesso basterà solo che si assesti un pochino e per il resto è perfetta, insomma. Ecco, qui in studio abbiamo uno dei proprietari più importanti del galoppo nazionale che ha i cavalli poi dal top, dall'allenatore top dei nostri del galoppo, Stefano Butti, e parlo di Massimo Greco. Ecco Massimo, l'impianto del Trotto a Milano era l'ultima ciliegina che mancava sulla torta per l'Ippica Nazionale, dove hanno riaperto tutti gli ippodromi dopo appunto anche Capannelle per il Trotto Romano. Certo, mancava Milano, poi c'era la necessità dell'ippodromo, anche se non è l'unica cosa che manca all'Ippica italiana, troppe ne mancano. Ecco, tu hai cavalli da Stefano Botti, hai diversi puletri, so. Sono 9 puletri quest'anno, abbiamo 9 puletri. 9 puletri, sì. Di 2 anni quindi. 9 e 2 anni.
E ti è rimasto poi il cavallo anziano Porsenna, che correrà nel Vittadini, domenica. Sì, esatto. Il Roccia d'Oro e Vuola la Vittoria l'abbiamo spedito in America da Thomas Albertrani insieme a Fa Compagnia a Biz. Da Stefano c'è rimasto Porsenna e 9 Pulitri, che vediamo un attimino. Ecco, vedi, vedi Riccardo, la scelta dei nostri proprietari è molto oculata, è una delle scuderie più importanti italiane del galoppo, la Leali, che sceglie la qualità e i giovani cavalli, pure di 2 anni. È molto oculata ma anche obbligata, non fa piacere, sì, da una parte sì, anche orgoglio il fatto di esportare all'estero il frutto del proprio lavoro, quindi parlo di Bis Denars piuttosto che Roccia d'Oro e Voilà la Vittoria. Però è anche vero che tantissimi proprietari e allenatori sono costretti a vendere un cavallo al primo exploit, alla vittoria della Maiden, perché i premi al traguardo, lo sappiamo, in Italia sono bassissimi. Quindi l'investimento su un cavallo, soprattutto se un cavallo mostra delle prospettive, va subito recuperato. Perché la lentezza dei pagamenti, quando Massimo diceva non è l'unica cosa che mancava, troppe ne mancano all'Ippica italiana, lentezza dei pagamenti, pagamenti che non arrivano, lo sappiamo, però questo principalmente, la mancanza di liquidità, fa sì che ci sia la mancanza di mercato e quindi la necessità di vendere cavalli che magari sarebbero buoni. Scinette Serricoli, tu oltre a collaborare per le interviste con l'Ippodromo La Maura, so che vai spesso e volentieri in scuderia ad Alessandro, a lavorare la mattina proprio i cavalli, perché ti fa piacere, no? Beh, alla fine è la mia passione, Rolando, guarda, non riesco neanche a farne a meno. Comunque il lavoro principale ovviamente tende ai ragazzi e ad Alessandro, il padre, insomma tutto il team, però non riesco a farne a meno, quindi quando posso sono pronta per andare sui cavalli. Alessandro Cocciatore, tu logicamente hai sempre puntato sulla famiglia, perché non ci dimentichiamo, hai dietro tuo padre Enrico, che oltre ad essere un bravo allenatore è un grande lavoratore, è uno che costruisce proprio i cavalli e quindi è la base per a dare appunto risultati al lavoro che tu effettui durante la settimana. Sì, in effetti è un uomo che ti dà stabilità, insomma in scuderia è sempre il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, diciamo che è una bella sicurezza averlo. Io sono stato uno dei pochi a calmare Enrico Cocciatore un anno al Palio dei Comuni, perché logicamente per i vari problemi, come diceva Riccardo Santoliquido, di pagamenti che tardavano, era un po' arrabbiato e non ti ricordi, non voleva fare l'intervista, poi ho detto dai calma Enrico, facciamo un'intervista, avevi Linda Di Casei e Orsia, no, che correvano nei Gran Premi. A proposito, come sta la vecchietta Linda Di Casei, che ha fatto veramente ottimi risultati a Vincennes nel meeting d'inverno? Guarda, stiamo aspettando domenica l'ultima visita per capire se la cavalla è gravida oppure no. Se dovesse essere vuota, penso che lunedì, proprio il 1° giugno, tornerà in allenamento per finire l'anno correndo. Ecco. Correndo logicamente noi all'estero? All'estero o anche in Italia, proprio anche in Italia nelle corse di gruppo. Perché c'è stata pure una richiesta, sì, per far correre le cavalle, esatto, di... lei quanti anni ha adesso? 10 anni. 10 anni, quindi... ha passato l'età per correre l'Italia, però nelle corse di gruppo può correre? Può correre, sì, dal gruppo 2 in su, solo 1 e 2. Bene, bene. Un meeting d'inverno quest'anno che non è andato malaccio, no? Con Linda è andata bene, hai fatto ottimi risultati, no? Sì, sì, siamo stati contenti. Tra Linda al terzo nel France, Nonant, sì, che ha strabiliato al Monté, che poi tra l'altro tornerà a Parigi martedì prossimo con una corsa al Monté. E anche Stella di Azzurro, che si è ben comportata, ha fatto diversi piazzamenti, insomma, con 3 cavalli ci siamo divertiti, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Allora andiamo a vedere i temi della scorsa settimana per quanto riguarda il trotto. L'appuntamento era ad Aversa, il Gaetano Stabile per i 3 anni, ricordiamo che questa corsa fu vinta anche da un cavallo così, che ha un nome che si chiamava Varenne, che si chiama Varenne, quindi è un appuntamento importante, perché anche se in pista piccola c'erano cavalli, secondo me, che potranno riaffacciarsi sulla prima categoria, e poi questo Tinamo Jet, poi sentiremo Romeo Gallucci, fa veramente sognare. Sì, è un cavallo eccezionale, un cavallo completo, parte veloce, un cavallo bravo, è sicuramente uno dei più forti 3 anni che abbiamo in Italia. Ecco, la generazione dei 3 anni è una generazione dove ci sono diversi cavalli ancora, non, si deve un po' assestare, come sempre poi, no? Non c'è proprio il leader. Non c'è il leader, esatto, non c'è anche il leader, secondo me. Ci sono tanti, tanti cavalli buoni, ma manca ancora forse il cavallo migliore. Infatti abbiamo visto che
A Bologna ha vinto Telecomando, a Modena ha vinto Tresor ZS, a Versa ha vinto Dinamo Jet, insomma si deve trovare un leader ancora. Comunque tanti buoni cavalli. Guarda, chiedo a Scinette i cavalli che tu magari hai dei 3 anni che puoi aspirare a qualche gran premio. Ma guarda, come ti diceva Alessandro prima, uno in assoluto è Teller di Pippo, insomma, comunque sì, è un cavallo che ha vinto molto bene a Torino, sì, mercoledì. Mi sembra che le ultime 6 corse sono 5 primi, comunque... Anche dando 20 metri di vantaggio, è buono. Sì, sì, abbiamo scoperto anche che partendo con i nastri è molto, molto bravo, insomma, è un cavallo che fa ben sperare. Quindi per ora in scuderia puntiamo molto in alto con lui, abbiamo anche Talisker Horse che l'ultima volta a Torino ha vinto... Cavalli discreti, per ora ancora nessuna prima categoria, però cavalli discreti che fanno sognare. Tornando a questo Gaetano Stabile, vince Romeo Gallucci, che ricordiamo è il campione italiano uscente ancora per quanto riguarda i driver nazionali, ha vinto il campionato a Montegiorgio l'altro anno ad agosto, e questo Dinamo Jet, guardate che cambio di marcia, stacca da Tudor Deni e poi appunto gli altri sono veramente a distanza siderale. Sì, poi su una pista piccola vedere queste distanze non è facile. Un cavallo che vince in questa maniera, Alessandro, è un cavallo importante. È un cavallo importante, ha 2 frazioni velocissime, parte fortissimo, arriva fortissimo, tutto quello che ci vuole in un cavallo, trotta bene, curve dritte, ho visto, è un cavallo, mi piace molto, un cavallo completo. Tra parentesi, l'allenatore Massimo Finetti è un allenatore molto bravo, è un allenatore che allena i cavalli al mare da tanti anni e quindi è un giusto premio che ha avuto per il suo lavoro. Io direi, se la regia è d'accordo, di andarci ad ascoltare proprio l'intervista che ha effettuato Emilio Migliaccio al termine della corsa, che è una bella intervista e si vede proprio la felicità di Romeo Gallucci, un napoletano proprio verace, doc. Dinamo Jet, il vincitore del Gran Premio Gaetano Stabile. Romeo, il callo aveva sgambato alla grande, non hai mai avuto timore di perdere, è così? Sì, è vero, ha sgambato bene, poi lo conosco. Diciamo, ci voleva un gran premio, che 2 gran premi che ha corso, è stato sfortunato sia a Bologna che a Modena. Adesso è venuta l'uva che vincesse, ha vinto bene e ha vinto un buon cavallo. Vabbè, tu dietro non ti sarai voltato, forse non ti sei accorto che avevi circa 100 metri di vantaggi sugli avversari. Purtroppo lui è arrivato anche senza stapparlo, è un cavallo fantastico, è un cavallo che costa tanti cavalli in vita mia, ma questo mi fa sognare, questo cavallo, lo dico con l'emozione addosso. La campanella quando l'ha persa? La campanella non mi ricordo quando l'ha persa, forse quando volava di là, è saltato via una cosa, ma non me ne sono accorto. Senti Romeo, i programmi futuri di questo splendido Naglu? Penso che adesso insieme voglio ringraziare anche a Catello Panico e Massimo Finetti, perché da quando sto collaborando con loro, questo voglio dire, abbiamo avuto dei ottimi risultati, speriamo che continuiamo così. Grazie il team dei Gattoni Volanti. Dai. Certo, volevo sapere quali sono i programmi futuri, quali le corse che potrebbe affrontare. Regione Campania, in città di Napoli, scusate. Città di Napoli. Quindi appuntamento al Città di Napoli per Dinamo Jet, a cui serviranno anche le somme vinte di questa corsa per prendere un numero in prima fila. Sì, vale le somme vinte, speriamo che il numero sia giusto, che poi giochiamo sempre a Napoli, avesse sempre in casa, va bene. Complimenti a te Romeo, al team Finetti Panico, ma soprattutto a questo fantastico cavallo. Esatto, va bene, complimenti anche a voi. Beh, ringraziamo Emilio Migliaccio, una bella intervista anche molto naturale per Romeo Gallucci. Tra parentesi, è uscito il calendario, come vedete dal nostro crawl che passa con le notizie, il calendario per quanto riguarda la programmazione ippica nel mese di giugno, e il Città di Napoli si svolgerà il 21 giugno in notturna, e quindi sarà una corsa in notturna, poi le notturne prenderanno il via il 28 di giugno, comunque il 21 giugno sarà il Città di Napoli protagonista da Agnano con questo gruppo 2. Allora io direi a questo punto di parlare un po' con Riccardo Santoliquido, perché parlavamo prima di premi che vengono pagati in ritardo, di disinformazione sul nostro mondo dell'ippica, e purtroppo c'è una notizia di un libro che è uscito proprio il 27 maggio di quello che era stato chiamato Carlo Cottarelli, proprio per quanto riguarda la Spending Review, era stato chiamato l'ex commissario della Spending Review Carlo Cottarelli per parlare, per cercare di mettere a posto i conti italiani. E è uscito questo libro e ci ha lasciato un po' perplessi, no Riccardo? Perché parla della nostra ippica in maniera veramente
con disinformazione totale. No, no, allora, innanzitutto bisogna specificare una cosa. È uscito un articolo sul Fatto Quotidiano online, ce l'abbiamo anche qui, se la regia lo vuole mettere in onda, che, ecco, come leggete, spendi in review quei miliardi per scuole private, cinema, ippica e giornali. E questo è il titolo del Fatto, che riguarda appunto l'uscita del libro di Cottarelli. Però l'uscita del libro viene presentata con questo titolo. Oh, è questo titolo che fa disinformazione. Allora spieghiamo. Cottarelli era stato chiamato appunto per il taglio delle spese superflue, per ridurre la spesa pubblica, eccetera. Quindi benissimo. Fare un titolo di questo tipo, dove si dice quei miliardi per scuole private, e vabbè, ci può stare, cinema già meno, ippica, si parla di miliardi di euro e ci si mette in mezzo l'ippica e giornali, è disinformazione. Perché? Perché l'ippica chiaramente non può rientrare nei capitoli di spesa che riguardano miliardi di euro, tant'è che poi quando si parla del passo del libro, dove viene nominata l'ippica da parte di Cottarelli, intanto si parla di 16 miliardi e mezzo di spesa totale, e quindi in questi 16 miliardi e mezzo ci sono 5 miliardi e mezzo per le ferrovie, le poste, eccetera, eccetera. Poi si parla anche del film La Grande Bellezza, sì, 200 quello milioni di euro. 2 miliardi di forniture militari, eccetera, quindi si parla di miliardi. Poi a un certo punto nel libro viene nominata l'ippica, a cui si dice, leggo testualmente, eccolo qua, un attimo solo, e dopo la parte del cinema, se vuoi io ce l'ho, lo posso leggere io. No, no, eccolo qua, te l'ho trovato. Un centinaio di milioni va all'ippica. Ok, quindi già diciamo che sono un centinaio di milioni, e nel titolo si parlava di miliardi, no? Mettendoci l'ippica dentro. Stonatura molto forte, però per fare il titolo a sensazione, no? Di solito il gioco è questo: si mettono contro le categorie sociali, oppure si mette dentro qualcosa che non si conosce, perché così si può subito additare. Ah, vedi questi soldi che sono andati ai cavalli, no? Sì. Nell'immaginario collettivo l'ippica è vista come una cosa ancora, purtroppo, in Italia. Non c'è una cultura ippica e c'è disinformazione sulla cultura ippica. Poi dentro si parla, nel libro proprio, di un centinaio di milioni va all'ippica, ma Cottarelli parla qui, dice, ma qui mi dicono che non c'è nulla da fare, si tratta dei premi sulle scommesse. Oh, io quando ho letto questa cosa sono rimasto basito, perché intanto se, questo è uno stralcio che, lo diciamo ancora, riporta il Fatto Quotidiano, io non ho avuto modo di leggere il libro, ma se questo fosse il passaggio del libro, è un passaggio che andrebbe corretto, bisognerebbe chiedere una rettifica da parte, non so, delle categorie dell'ippica, perché qui si parla di premi sulle scommesse in maniera assolutamente erronea, perché questi 100 milioni, ricordiamolo, poi in 3 anni, quindi circa 30 milioni l'anno, mentre l'ippica aspetta ancora i pagamenti, diciamolo, di novembre 2012 da parte del Ministero. Novembre-dicembre 2012. Quindi qui si sta dicendo che 100 milioni vengono dati per i premi sulle scommesse, sbagliando, perché sono i premi al traguardo, cioè sono i premi che permettono poi ai proprietari di ricevere appunto i premi che vengono guadagnati dai cavalli che arrivano al palo, al primo, al secondo, al terzo, al quarto posto nel galoppo e al quinto anche nel trotto, no? Ma di sotto al quinto gli arriva un panino con la porchetta, vista l'esiguità dei premi al traguardo. Quindi un qualsiasi lettore che legge questa cosa e non sa niente dell'ippica e non sa niente delle scommesse, vede che questi sono soldi che vengono dati alle scommesse, questi 100 milioni. È chiaro che si incazza, scusate il termine, ma è disinformazione totale. Allora, chi l'ha scritto forse aveva il dovere di documentarsi, visto che è una persona che occupa una certa posizione, e che quindi poi era stato chiamato a eseguire un ruolo ben preciso, che poi per mille motivi è riuscito e non è riuscito a fare. Qui però noi come ippici dovremmo risentirci per chiedere quantomeno una rettifica. Allora, sentiamo proprio Massimo Greco, che è un proprietario che logicamente investe nell'ippica, e quando sente queste cose di disinformazione sicuramente anche lui si arrabbia. Ti arrabbi, sì, ti viene sempre più la voglia di lasciare perdere. Non c'è nessun presupposto per continuare l'ippica in Italia. Se sbagli e tieni un cavallo più del dovuto e non ti vince una certa corsa,
per recuperare quei soldi che ti offro devi vincere 10 gruppi 1 e 7 li danno. Se viene additato in giro come persona e comunque si occupa dell'Ippica, chissà che impicci ci stanno, poi se mettono pure detti lavori a disinformare o a informare male la gente, non ci saranno proprio i presupposti per continuare. Ricordiamo un'altra cosa importantissima, che in Italia il proprietario di cavalli, quando superi una certa soglia a livello di proprietà, il cavallo è considerato un bene di lusso, quindi scatta immediatamente l'accertamento, cioè vai immediatamente dentro al redditometro. E questo, cioè il proprietario all'interno della filiera è il personaggio più importante, perché è quello che poi, comprando i cavalli, permette che ci siano le corse, mettendo i cavalli in corsa, no? Poi per carità, tutti allenatori, allevatori, ok? Però se scompaiono i proprietari, scompaiono pure le corse. Disincentivare in questo modo e fare questa disinformazione, noi non stiamo dicendo che c'è malafede dietro, assolutamente, stiamo solamente sottolineando una cosa che è deleteria per l'Ippica e per l'immagine che si dà dell'Ippica. Quando io dicevo si incazza il lettore comune, mi arrabbierei pure io se non conoscessi l'Ippica e leggessi 100 miliardi per le scommesse, 100 milioni per le scommesse, e che cavolo, qui non si arriva alla fine del mese, mi arrabbierei pure io. Quindi io sto dalla parte del lettore in questo senso, del lettore disinformato, bisognerebbe informarlo correttamente. Beh, noi con la nostra trasmissione No Problem Ippica, prima ho detto sono 14 anni ormai che andiamo in onda sempre tutte le sere nelle vostre case, con una breve pausa solamente estiva, e quindi noi diamo un'informazione globale di tutto il nostro mondo, del nostro settore, con appunto anche la situazione politica e anche di queste disinformazioni. Poi qui abbiamo Alessandro Cocciadoro, un giovane che sta riformando una scuderia, ora ha diversi proprietari, sebbene ancora non tanti, però ha iniziato ad avere buoni cavalli e proprietari che si avvicinano, e queste disinformazioni, no Alessandro? Magari un proprietario che ha intenzione di comprare un cavallo, di riavvicinarsi al nostro sport, si tira indietro e dice ma come? I soldi vengono messi per le scommesse, cosa non vera. Sì, purtroppo si sa poco di Ippica, quello che si sa è tutto sbagliato, è un mondo bellissimo che la gente purtroppo non lo conosce. Chi riesce a conoscerlo, chi riesce a avvicinarsi, si innamora, perché i cavalli sono belli, il nostro sport io penso che sia lo sport più pulito dove si praticano le scommesse. Io non è che voglio fare, non avere niente contro il calcio o tutti gli altri sport, ma credo nel mio lavoro, nel mio sport e anche nella mia passione. Questo è veramente lo sport più bello del mondo e vorrei che la gente normale lo conoscesse, normale tra virgolette, perché sembriamo dei non normali noi che ci lavoriamo dentro. Poi ricordiamo che è uno sport che tu puoi andare all'ippodromo, non è che accade come uno stadio che puoi avere il problema che torni a casa. Vai all'ippodromo, hai una bella giornata di sole, una bella giornata appunto nel verde con i cavalli, e poi, come ha detto bene Alessandro, qui ritorno a Riccardo, io penso che le scommesse ippiche a questo momento sono le più pulite, perché guardate che cosa sta succedendo nel mondo del calcio mondiale. Sono stati arrestati i capi della FIFA, quelli che comandano il calcio mondiale, proprio per le scommesse, no Riccardo? Cioè, aspetta, attenzione, se no facciamo poi noi disinformazione. Sì. Allora, l'inchiesta che è partita dell'FBI, ne sappiamo ancora molto poco. Gli arresti che ci sono stati per corruzione, è diverso, nell'assegnazione delle grandi manifestazioni, sì, tipo mondiali di calcio, eccetera. È anche vero che però gli scandali delle scommesse nel calcio sono all'ordine del giorno. Esatto, cioè una settimana fa c'è stato quello della Lega Pro, cioè i palinsesti sportivi adesso sono così ampi, cioè le società di scommesse possono accettare scommesse su un numero di eventi così ampio che appunto si scende fino nelle serie inferiori, dove combinare una partita chiaramente è più facile perché non ha la stessa visibilità e la stessa risonanza di un match di Champions League piuttosto che di un match di Serie A, no? Quindi c'è meno controllo perché c'è meno visibilità, non perché non ci sia controllo in assoluto in generale. Però come diceva Alessandro, nell'Ippica invece, visto che anche lo scommettitore è più skillato, si dice in gergo, cioè lo scommettitore ippico è uno scommettitore intelligente che studia la carta, che non va a numeretto, che quindi sa valutare la prestazione del cavallo, l'inversione di forma, e quindi il controllo principale, paradossalmente, viene proprio dallo scommettitore agli addetti ai lavori, che farebbero delle figure barbine rispetto invece al calcio, dove poi vedi l'autogol di Masiello a posteriori
e capisci che era tutta una recita premio Oscar Masiello comunque. Mentre nell'Ippica, se fai una cosa del genere, come esci dalla pista, hanno che dirti sia i commissari preposti al controllo, sia gli scommettitori che hanno scommesso. Quindi il primo deterrente per gli addetti ai lavori dell'Ippica sono proprio gli scommettitori, più pulito di così. Bene, quindi attenzione a fare disinformazione sull'Ippica. Noi di No Problem Ippica siamo proprio attenti e controlliamo anche il dottor Carlo Cottarelli, che spero faccia una rettifica sul suo libro. Vorrei concludere una battuta con Cinet Sernicoli per quanto riguarda gli scommettitori che ci sono all'ippodromo della Maura. Ecco, hai avuto qualcuno che ti ha chiesto qualche cavallo o qualcosa, qualche scommettitore lì alla Maura, qualche aneddoto, Cinet, che ci puoi raccontare? Guarda, allora, il primo giorno assolutamente, perché facevamo dentro e fuori, tra tribuna e scuderia, quindi ci capitava spesso di passare... L'inaugurazione parliamo, il 9 assolutamente. Maggio. Assolutamente. E di incontrare persone nuove del mondo, perché comunque sia con la pubblicità che è stata fatta per l'apertura in pieno centro, devo dire che ha fatto molto, insomma, tante persone che non erano dell'ambiente sono venute, infatti c'erano tante migliaia di persone. E il primo giorno tante chiedevano informazioni, essendo un po', diciamo, ignoranti del campo. E adesso comunque sì, c'è quelli che riescono a entrare nelle scuderie, essendo comunque sia io tante volte lì nelle scuderie, riescono a venire a chiedere, ma ti hanno dato qualche dritta? Fondamentalmente non me ne danno mai, però ci provo a darle io e... Bene, sì. E questo è il sale della nostra, del nostro sport, della nostra ippica, perché magari, e noi l'abbiamo raccontato il giorno del derby, abbiamo qui un testimone oculare, Massimo Greco, no? Ci siamo trovati sotto un picchetto, io, Riccardo e Massimo ha chiesto a Riccardo, chi giochiamo nella corsa del Repubblica, e lui ha detto, beh, Cleo Fan piazzato è il cavallo più giusto da scommettere. Era sbagliata la quota al picchetto. Esatto, e Massimo che ha fatto? Ci ho messo 200 euro. Ah, bene, hai tirato fuori 200 euro e l'hai giocato al picchetto. Proprio alla pari, alla pari. Poi ha pagato di più perché poi non si è piazzato Priore Filip, che tra parentesi ritroverai avversario nel Vittadini domenica. Sì. Tanti altri argomenti da trattare nella seconda parte di No Problem Ippica, non è andate via, la linea va alla regia. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC, cavalli italiani, cavalli vincenti. Dal più grande campione, Varenne, una grande genealogia. La trasmissione a lui dedicata vi porterà a conoscere il valore del capitano e dei suoi tanti figli, vincenti sulle piste di trotto di tutto il mondo. Varenne Dynasty, un appuntamento da non perdere, mercoledì alle 19 ed in replica domenica alle 10 su Unire Sat, canale 220 di Sky. Social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'Ippica e su Unire Sat. Diventa fan della pagina Facebook. Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter.
tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Bentornati amici No Problem Ippica, seconda parte del nostro talk show con veramente con ospiti importanti. Abbiamo Alessandro Cucciadoro e Massimo Greco appunto qui alla mia sinistra e poi dalla parte del bancone degli opinionisti Cinezza Nicoli e Riccardo Santoliquido. Ma io tornerei subito su Massimo Greco iniziando a parlare un po' della sua scuderia. Lui ha trasferito diversi cavalli in America, tra parentesi ha dei cavalli anche in Francia, dal bravissimo Simone Broggi, un giovane che si sta facendo valere, e poi i cavalli da Stefano Botti. Ecco, come mai hai diversificato nel continente i tuoi puro sangue, Massimo? Per tentare di fare ippica, per tentare di stare attento ai bilanci, di fare ippica come va fatta, alla luce, diciamo, chiamiamo dei tempi moderni. Oggi se non si attenti ai bilanci non riesce a farla più. In Italia non ci stanno né i presupposti, né i soldi, né le istituzioni per poter fare ippica. Quindi se c'hai o fa ippica a livello così personale, l'allenatore... È mica tanto personale, 9 puledri hai comprato adesso da Stefano Botti. La nostra è una società che fa ippica, è una società che si occupa prevalentemente dell'allevamento, le corse dei cavalli, quindi se c'ha soldi investe, se non c'ha soldi non investe, quindi nell'anni che vince e che vendi bene puoi reinvestire e puoi comprare i puledri, se no non puoi continuare, devi chiudere. Però ho visto nei tuoi occhi quando ti abbiamo fatto vedere, e adesso credo che partiranno le immagini di Biz the Nurse che vince il derby nel 2013 e poi vince come primo 3 anni appunto il Milano dopo tanti anni appunto con Christian De Muro in sella, tu quando vedi il tuo cavallo correre ti brillano gli occhi, quindi c'hai tanta passione per il nostro mondo. È il cavallo che ci ha permesso poi di fare ippica a certi livelli, è il cavallo che ci ha portato i denari necessari per poter proseguire con l'attività, è il cavallo che ci ha dato notorietà e i mezzi per poter acquistare altri puledri, per poter fare ippica. Poi tu hai detto molto bene, tratti il mondo dell'ippica come un'azienda, no? È un'azienda. È un'azienda, come giustamente da buon proprietario li tieni al top degli allevatori del galoppo a Stefano Botti, hai tra parentesi un manager come Marco Bozzi che ti consiglia i vari acquisti. Esatto, noi gli acquisti li programmiamo con Marco Bozzi, con Stefano Botti, ci consultiamo, vediamo quali sono le linee, quali sono i cavalli da poter acquistare, tentando sempre di far meglio. E poi scegli logicamente di o vendere o trasferire magari i cavalli all'estero. Esattamente, quando c'è l'offerta importante qualche volta vendi, qualche volta sbagli a non vendere, poi li porti all'estero per tentare di valorizzarli ulteriormente oppure di vincere premi che in Italia non esistono. In Italia saltata quella corsa, saltato il derby, non ci stanno corse che ti possono consentire di tenere i cavalli in Italia. Beh, anche il Milano ti dà una bella soddisfazione. Guarda, quest'anno ci hanno fatto un'offerta quando Gente Molli, o l'ex Gente Molli, ha vinto il gruppo 1 a Hong Kong. Ci hanno fatto un'offerta per Roccia d'Oro molto importante. Offerta che avevamo rifiutato perché avevamo appena venduto Mysterious Boy. Rifiutata quell'offerta per pareggiare i conti, devo vincere 10 gruppi 1 in Italia. Quindi Milano è un gruppo 1, non ci stanno i presupposti per tenere certi cavalli a certe cifre. Tu hai scelto di portare questo cavallo in America, ha corso 2 volte in America, ha vinto come ha debuttato appunto a Miami? A Miami, poi a Gulfstream? Sì, poi ha fatto 4° in un ippodromo, insomma una corsa un po' strana, un ippodromo con diverse curve. E qui c'hai un estimatore dell'America perché dice sempre andate a correre in America, Riccardo Santoliquido, Riccardo... Beh, no, andare a correre in America se avete i cavalli adatti ai tracciati. A Business si è dimostrato adatto, no? Beh, in realtà la corsa che ha perso, che gli dà vendetta proprio perché c'erano 3 curve, lui è un cavallo che ha una progressione molto lunga, deve ingambarsi e quindi il raggio ridotto lo mette un po' in difficoltà. Onore al merito proprio perché poi è stato fatto un tentativo, nonostante questo, di andare a correre lì, nonostante gli anelli americani siano contrari alle sue caratteristiche. Però questo dimostra ancora di più la bontà del cavallo, la qualità del cavallo di base. Ecco, io vorrei ricordare che Biz the Nurse correrà il 5 giugno, 6 giugno, un gruppo 1 in America, e noi
Speriamo, il problema ippica, io lo dico sempre, porta bene, chi è venuto da noi ha sempre fatto bene, quindi Massimo questa volta vuole sfatare questa... No, non la voglio sfatare. No, la vuoi sfatare? No, porta bene, quindi continuiamo. Bravo Massimo, quello volevo sentir dire, quello volevo sentir dire, quindi porta, sei venuto appositamente. Porta bene, continuiamo. Però il cavallo, ecco, puoi dare qualche notizia, so che hai avuto il contatto con l'allenatore, sì. Ha lavorato molto bene. Ha finito qualche ora fa il lavoro di rifinitura, ah. Sembra che è andato molto bene. Thomas ci crede molto, Albertrani, vediamo mercoledì che succede, mercoledì mi pare che è il 6 o giovedì? Mi sembra che il 6 è sabato. Bene, quindi un grosso in bocca al lupo e poi logicamente fra due settimane ragazzi Massimo Greco e Marco Bozzi di nuovo qui hanno problemi ippica con le immagini dell'America. Speriamo. Bene, bene. Speriamo. Riccardo, Milano ha iniziato i suoi gran premi, come sappiamo, ora si è spostato il galoppo tutto a San Siro con la Coppa d'Oro di Milano, vinta dal tedesco Victory Song, con Luca Magnezzi, che ha indovinato una fuga vincente, l'hanno lasciato stare e Duca di Mantova è arrivato secondo con qualche recriminazione, che ne pensi? Allora, sì, è stata una corsa molto tattica, lo vedete qua. Dalle immagini. Ecco, quasi una corsa di trotto, no? Praticamente sono quasi al trotto, tutti che tirano sul morso proprio perché non c'è praticamente andatura. Questo è durato per un bel po', ricordiamo che la Coppa d'Oro si svolge sui 3.000 metri della pista grande di Milano, quindi distanza estremamente selettiva, pista estremamente selettiva, per cui si è tentato di farla diventare... di accorciare la distanza in questo caso. Fino a qui ancora praticamente la corsa non è cominciata e poi vedremo fra un po' che Victory Song con Magnezzi, che è stato veramente tatticamente molto abile, riesce a prendere tutti di sorpresa guadagnando parecchie lunghezze di vantaggio, quasi in surplus, e tenendole poi fino sul palo. Gli altri erano un po', dice vabbè tanto lo riprendiamo, alla fine lo spunto di Duca di Mantova è tardivo e riesce a prendere solo il secondo posto. Bisogna dire un'altra cosa però, Victory Song aveva già incontrato queste compagnie in passato sempre perdendo, secondo me è un cavallo molto più adatto al terreno che ha trovato domenica, che è un terreno buono morbido. Sì, era buono morbido, mentre esatto. In realtà prima era stato sconfitto da Duca di Mantova su terreni pesanti che invece esaltano Duca di Mantova. Ecco, qui vedete Magnezzi che prende vantaggio, prende, qui saranno una 12-13 lunghezze di vantaggio sul gruppo. Duca di Mantova è il quarto in corda, la scuderia è della Incolix, quarto e quinto in corda. Quando poi decidono di muovere è un po' troppo tardi. È tardi perché Victory Song ne ha ancora e allunga tranquillo fin sul palo. Ecco, i fantini italiani, qui vorrei far intervenire Massimo Greco, noi abbiamo dei fantini veramente eccezionali, non solo all'estero perché ormai decantiamo da tanto tempo le gesta e la bravura di Umberto Rispoli, Mirko De Muro, Cristian e tanti altri, Andrea Azzeni che ti ha montato il derby vincente con Vincenzo Arce, ma anche qui in Italia ci sono i signor Fantini, Luca Magnezzi, Carlo Fiocchi che sta facendo una seconda giovinezza, Fabio Branca, beh, ce ne abbiamo tantissimi, no Massimo? Tantissimi. Quindi ma che ci mancano per portare in alto le queste istituzioni? Ah. Fantini ce l'abbiamo, proprietari pure, cavalli anche, passione tantissima. Quindi un pochino più vicino alle istituzioni ci devono stare, un pochino più vicino. Solo quello manca. Sì, anche perché io faccio spesso questo esempio, no? La Juventus da quando ha cominciato a pensare a fare uno stadio di proprietà, quindi a rifondare le basi proprio come azienda, no? Ad aumentare il fatturato, perché per un periodo si è parlato le società in Europa, che Manchester United, Real Madrid, quelle che fanno grandi fatturati sono quelli che poi ottengono risultati. La Juventus ha fatto questo e ha cominciato ad ottenere grandi risultati, sappiamo adesso è in finale di Champions, quindi anche a livello europeo. I Botti praticamente hanno fatto la stessa cosa, a Cenaia hanno fatto un impianto di proprietà come se fosse lo Juventus Stadium e i risultati che stanno ottenendo non sono casuali, quindi questo dimostra la bravura dei trainer italiani, comunque degli italiani nell'ippica, quindi nel lavorare con i cavalli, B, che si sanno anche organizzare, perché poi è una struttura privata questa, no? Che adesso in Italia sta vincendo praticamente... Voglio raccontare un aneddoto dopo di Stefano Botti. Eccolo. Però se fossimo anche aiutati, come diceva Massimo,
a livello istituzionale, cioè quindi se anche la politica, le istituzioni dessero una mano a far sì che si ricreasse un mercato nell'ippica, che è quello che poi coinvolge i proprietari e fa riscorrere liquidità proprio nella compravendita, anche con agevolazioni, tipo quella sull'IVA, tipo quello che dicevamo prima, cioè di non essere considerati proprietari di beni di lusso quando si hanno i cavalli, per quale motivo? Io comunque sto facendo... Guarda, qui hai i consensi dello studio, perché vedo Alessandro Cocciatoro che diceva di sì con la testa, e Massimo che ha anche un aneddoto da raccontare su Stefano Botti. Che aneddoto volevi raccontare, Massimo? No, la gente, sento Stefano sempre più chiacchierato, vince tutto lui, qualcuno maligna pure. Che... Devo raccontare una cosa, il giorno del derby si è alzato alle 3 del mattina per caricare i cavalli, personalmente i cavalli che venivano a Roma, ha vinto il derby. Non siamo riusciti nemmeno, ha vinto il derby oltre a tutte le corse di contorno, perché non siamo riusciti neanche a invitare la cena. La mattina dopo alle 5 stava in pista a portare i cavalli. E gente che si dedica anima e corpo al lavoro. Sono 6 anni che c'ho i cavalli da Stefano, non sono riuscito ad andare una sera a cena con lui. E accanto a te c'hai un altro ragazzo che, come dicevo prima, no Alessandro, la vita di scuderia inizia veramente presto, per poi correre nei vari ippodromi e riniziare poi il giorno dopo. Sì, un lavoro di sacrificio che poi non pesa perché è la tua passione, ti piace farlo e lo fai volentieri, però tutto quello che è il resto non esiste più, sei concentrato solo sull'ippica, solo sul tuo lavoro, le corse, l'organizzazione, la programmazione, ci sono un sacco di cose da fare. E poi tra parentesi, il nostro sport, noi lo diciamo sempre, non è una scommessa, non è una giocata, ma è una filiera ippica dove comprende tutto, dall'agricoltura all'allevamento, poi c'è il proprietario logicamente e ci sono i professionisti, ci sono gli ippodromi, però si parte sempre dalla filiera ippica, da quello che parte dal lavoro, che dà posti di lavoro, quindi spero che lo Stato ne prenda atto. E poi basta guardare l'Europa, guardare la Francia, guardare la Svezia, l'Inghilterra, dove il cavallo è visto, ecco, Massimo Greco ha girato un po' il mondo con i suoi cavalli in Francia, no? E tu hai cavalli in Francia, come ti trattano, Massimo? No, non c'è nemmeno metro di paragone, non esiste. Due mondi totalmente diversi. Cioè, se hai cavalli in Francia, sei un signor proprietario, come voglio dire. 1000 agevolazioni, trasporti, di tutto. Guarda, detto... Sei visto con un'altra ottica. Ha detto Alessandro una cosa forse banale, ma semplicissima, però giustissima, prima. Ha detto l'ippica è il nostro sport, è lo sport più bello del mondo, è proprio questo, cioè in Italia l'ippica non è considerato uno sport. Bravissimo. È questo, l'ippica è considerata qualcosa legata al malaffare, alla scommessa, agli ippodromi dove ci sono persone poco abbiamo cominciato con febbre da cavallo. Sì, vabbè, lì e poi a Di Grazia hanno cominciato col film, noi ci ridiamo, però con quello hanno cominciato. Beh sì, però in realtà non è il film è diventato un cult successivamente, quando è uscito nel 74, all'inizio ha fatto un flop, 76, non andava nemmeno fu addirittura un flop, ed era il periodo in cui gli ippodromi erano stracolmi, strapieni. Io mi ricordo al Turilli, mi ci portava mio papà che ero piccolo, però in Italia vedo l'ippica in quella maniera, gente che fa impicci per andare a giocare, per truccare i corsi, cambia i cavalli, modifica le cose. Sì, nell'immaginario collettivo l'ippica era vista così, quindi, però quella era una caricatura di come era vista l'ippica. In quel momento l'ippica godeva comunque ancora di un successo presso il pubblico, perché era l'unico modo legale per scommettere. Sì, dopo, quando sono entrate le scommesse sportive, a noi il problema è stato proprio quello, che quando sono subentrati gli altri giochi, lo dico sempre, dal 98, con l'avvento delle scommesse sportive, cioè con la regolarizzazione delle scommesse sportive e con la rete telematica dell'ippica che si è prestata alle scommesse sportive, la scommessa ippica, e qui torniamo a parlare di scommessa per la prima volta nella trasmissione di oggi, non è riuscita ad essere concorrenziale con i nuovi giochi, che presto l'hanno soppiantata nel gradimento delle nuove generazioni. Non c'è stato un rinnovo generazionale dello scommettitore ippico. Bellissimo. E quindi dell'appassionato, perché l'appassionato dell'ippica arrivava dalla scommessa, e questa è un'altra cosa che va sottolineata. Ma l'ippica è uno sport, quando vedi una dirittura d'arrivo al trotto, al galoppo, e vedi i cavalli lanciati verso il palo con ste giubbe luccicanti, è un'emozione immensa, è come se vedi un film, appunto, è come se vedi La Grande Bellezza. Guarda, io voglio concludere questa fase di dibattito con una testimonianza di una giovane Cinese Ricoli che ha 25 anni e è nata proprio nel mondo dei cavalli, no? Cinese, tuo padre è stato un grande proprietario di cavalli, è ancora presidente di un'associazione, è stato sempre dentro l'ippica, tu sei cresciuta proprio con il mondo dei cavalli, anche se tua madre non è proprio
è contenta, anche da buon irlandese, poi anche lei è appassionata di cavalli, perché tu hai sempre vissuto il mondo dei cavalli e da giovane hai sofferto un po' questo distacco magari con gli altri giovani che non seguivano il nostro sport? Ma ti dirò, io fondamentalmente andavo molto, cioè la mia passione principale era l'equitazione, quindi fortunatamente avevo delle amicizie legate al cavallo che riuscivo a portarle dentro il mondo ippico, anche se comunque sono sempre stata l'unica a rimanere nell'ambiente, perché era un ambiente che non, a noi piccolini, insomma da bambini, non, a parte me che avevo una grandissima passione che non riuscivo a farne a meno, le altre persone, gli altri bambini come me invece non riuscivo a farli legare, però invece la mia passione comunque sia a me mi ha fatto rimanere al mille per mille dentro questo ambiente. Oggi a 26 anni continuo a star qua, insomma, e penso che ci rimarrò ancora molto. Bene, grazie Ginette, a questo punto io direi di aprire il nostro la nostra finestra sul weekend, un weekend straordinario, l'ultima settimana del mese di maggio logicamente c'è l'Elitloppet in Svezia, avremo grazie all'intervento di SNAI, all'intervento di Teleippica insieme in collaborazione col MIPAF la diretta su Unile TV, sia del convegno di sabato da Solvalla con Matteo Muccichini, Alessandra Baldi come collaborazione giornalistica della Sweden Cup e poi la domenica con il grandissimo Elitloppet. Noi qui abbiamo Alessandro Cocciadoro che ha fatto anche un'esperienza in Svezia con i cavalli. Beh, Alessandro, poi hai vissuto anche diversi Elitloppet, l'hai seguiti e hai guidato anche sulla pista di Solvalla. È una grande passione lì in Svezia, proprio passione pura. Sì, tutto un altro mondo. La l'ippica, diciamo che è paragonabile al calcio in Italia. Quindi ti ho già detto tutto. Là, guarda, questa è l'entrata della gente il giorno dell'Elitloppet. Cioè, con le sdraie si preparano. Il podomo è pieno, è un weekend bellissimo, sia il sabato che la domenica, già dalla mattina le famiglie fanno apparecchiano, mangiano lì, si guardano i loro corsi, i tifosi di un cavallo piuttosto di quell'altro, vengono dalla Francia, dall'Italia, da tutta Europa, anzi, tanti cavalli dall'America. Timo Co, il vincitore francese dello scorso anno, di nuovo quest'anno al via, quest'anno c'era un brutto numero in batteria. Sarà difficile? Sarà difficile, però sarà anche il vantaggio sì di avere il guidatore migliore della Svezia, conosce la pista perfettamente, penso che andrà in finale anche quest'anno. Ginette, tu come hai vissuto quel periodo in Svezia? So che anche tu hai seguito Alessandro, poi tu parli di lingua madre inglese, quindi diciamo eri di casa. Sì, se non era casa era quasi, insomma, mi toccava fare un po' da interprete per tutti, quindi alla fine della giornata ero un pochino stanca, diciamo. Però, no, guarda, un mondo assolutamente, a prescindere dal cavallo, per dirti una stupidaggine, tu ti fermavi all'angolo e vedevi dei bambini di 8 anni, dovevi chiedere un'indicazione stradale, parlavi in inglese e loro parlavano perfettamente l'inglese. E quindi puoi immaginare in più nel mondo ippico, c'è tanta cultura, tanta passione. Io mi sono trovata meravigliosamente e se ci sarà da tornarci ci tornerò. Beh, io ti dico la verità, non ho avuto mai il coraggio di tornarci perché ho vissuto degli anni eccezionali, perché ho 3 Elitloppet, 2 vinti con Varenne e uno dove siamo stati sconfitti, ma poi tante vittorie sulla pista di Solvalla, tante soddisfazioni in giro per la Svezia, ma lì, ripeto, io ho notato, a differenza della Francia, che quando abbiamo vinto il primo Americ ancora osannavano General de Pomot che era arrivato terzo, e lì quando vinse Varenne batté il loro beniamino Victor Itilli e ci fu un applauso straordinario, abbiamo fatto un giro di pista insieme a Iori Turia, a Giampaolo, a Enzo Giordano, i proprietari e del cavallo, con tutta la gente, 60.000 spettatori che ci applaudivano, cioè non pensavano che loro il beniamino aveva perso, no Alessandro? E tu lo sai poi perché l'hai vissuto, e tu eri allievo quei periodi e venivi a vedere le corse, certo, di Varenne, ti ricordi? Guardate che folla e che spettacolo è l'Elitloppet, è un evento da non perdere. E tra parentesi, noi abbiamo un bellissimo promo che fra breve, questa è la vittoria di Timo Co dello scorso anno, che vorrei farvi vedere, dovevi far vedere proprio tutta la passione, guardate che immagini, che promo hanno fatto quest'anno come tutti gli anni per questa grande kermesse che noi trasmetteremo con i canali Unile TV in diretta dal sabato e anche la domenica con la finalissima dell'Elitloppet, con le 2 batterie logicamente la finale, poi la Sweden Cup dove ci saranno 4 trottatori italiani. Ecco, gli italiani purtroppo
non sono partenti nell'Elite Loppet quest'anno. È una corsa che sicuramente non è facile andare a fare, no Alessandro? Tu un occhio lo dai sempre all'estero con i tuoi cavalli, sempre, però sempre una mia... è una corsa particolare, no? Sì, è un sogno per me, poter correre l'Elite Lop sarebbe un sogno. L'America l'ho corso, spero in futuro di correre anche l'Elite Lop. Bene, bene. Allora, su questa immagine, dando appuntamento a sabato sui canali Unire TV, logicamente per questo grande evento che grazie, e ripeto, all'intervento di Teleippica, SNAI in collaborazione con il MIPAF andrà in diretta sui nostri canali, io passerei all'altro evento di domenica, San Siro Galoppo. San Siro Galoppo ci saranno le Oaks d'Italia e poi ci sarà il Vittadini, dove appunto Massimo Grecco presenterà il suo Porsenna. Ecco, ne parlavamo prima della trasmissione, il cavallo da battere sarà Priore Philip, Massimo. Sicuramente sì, il cavallo importante è lui, se non è quello della Repubblica, ma non è, insomma, non può essere lui, il pronostico è chiuso, quindi corriamo per una piazza. Abbiamo anche il promo per quanto riguarda la domenica di San Siro, Riccardo Santoliquido, allora il Carlo Vittadini, dove ritornerà Priore Philip, però io credo che Porsenna ha buone chance, anche se ci sono anche gli esteri. Sì, allora aspetta, prima una domanda, ma me lo mandate in HD, sì? Sì, in HD la domenica no, in HD. Io non potrò essere a Milano quest'anno, quindi starò a casa, almeno l'HD, mandate. Che invece l'anno scorso l'avevate fatto per, sia per il Milano, mi ricordo, però era stata bellissima, anche le immagini del drone... mi ricordo uno spettacolo godibilissimo anche da casa. A parte questo, il Vittadini sarà una bellissima corsa, una corsa per niente scontata. Priore Philip, chiaramente, se viene ripresentato, non, speriamo tutti che non sia quello di qualche settimana fa, ma anche se dovesse aver recuperato, secondo me gli viene una corsa difficile e non è un pronostico così chiuso come dice Massimo. Perché? Allora, intanto Porsenna ha le sue chance, purtroppo deve rendere ghiri a tutti, viste le ultime due vittorie, questo non lo agevola di certo. Gli verrà una corsa un pochino diversa dalle solite, lui è un cavallo che deve correre coperto, deve correre a perdere, come diceva Massimo. Bene. Prima, perché deve rimanere coperto fino all'ultimo e poi piazzare il suo speed e la sua accelerazione negli ultimi 400 metri. Non so se ci sarà molta andatura. L'anno scorso vinse Priore Philip con un'andatura micidiale di verdetto finale che la fece proprio senza fiato fino dall'inizio alla fine. Io starei attento a un cavallo che mi ha impressionato, l'ho visto a Roma, che è Circus Couture, il solito targato FV, l'unico 3 anni, non so se correrà a questo punto contro gli anziani, che secondo me ha grandi chance sia per il vantaggio di peso sia per come l'ho visto correre l'ultima volta. Comunque il nostro tifo va per Porsenna, c'è qui Massimo e io tifo Porsenna, basta, contro i Botti andiamo con Porsenna, anche se è allenato da Stefano Botti, anche no Massimo? Sempre dei Botti. Guarda, è diventato rosso Massimo perché dice io sempre la sto, quindi va bene. Non contro. No, non contro, ci mancherebbe. Andiamo a parlare delle Oaks. Le Oaks è una sfida con la Germania. Però parlavamo proprio con Massimo Grecco, ha veramente delle cavalle eccezionali Stefano Botti da presentare, no Massimo? Sì, sicuramente, c'è un lotto di cavalle molto molto importante, tutte le, mi pare che so 3, quelle dell'FV o 2 o 3, e poi c'è stata quella della Dioscuri, Fabulosa, che secondo me è una cavalla importantissima, che ha rallentato un attimino, ci ha avuto qualche problemino che hanno risolto, e secondo me è una cavalla che ha le sue chance. Io sono molto molto fiducioso che Stefano chiuda la stagione con un unplane. Bene, con un unplane. Riccardo, sei d'accordo su quello che ha detto Massimo? Sì, qui in pratica Italia-Germania 4-3, perché sì. Praticamente ce ne stanno 4 di Stefano, poi 3 tedesche, non so se correranno tutte e 3, abbiamo la lista dei rimasti, sono 12, dovrebbero correre tutte quante. La favorita probabilmente sarà Wordless, la favorita sul campo, parlo di quote. A me è piaciuta tanto invece proprio la cavalla con la giubba di Oscuri, Joyful Hope, e che hai visto mai che a questo punto Villa si compra metà pure dei Joyful Hope, perché dice beh poi mi batte, non vinco le Ox, devo vincere, me ne compro il 51%, hai visto mai, lasciamo sto quesito. Bene. Io comunque a 2,5-3 gioco Joyful Hope.
Allora, andiamo con i saluti, iniziando Alessandro Cocciadoro. Alessandro, e tu logicamente il 2 giugno, anche se non sei partente nel Presidente della Repubblica, nella Repubblica di Bologna, all'Arcoveggio, però sarai lì all'ippodromo, anche perché sei un Emiliano Doc tu, quindi sicuramente correrai nel contorno del Gran Premio. Sì, avrò cavalli sicuramente in giornata da correre. A Bologna, il 2 giugno. A Bologna, sì, sì, martedì. Martedì, e nel weekend sicuramente Milano, quantomeno sì, mercoledì, domani Milano, mercoledì prossimo Milano, domenica Torino. Io ho l'amico Sandro, il Roscio soprannominato, che ti tira sempre l'orecchio perché non vieni mai a Roma. Ormai adesso con tanti ippodromi vicino a casa rimaniamo lì. Perché ci sono tanti fans qui a Roma anche per te, no? Lo so, tanti amici. Allora Sandro, un caro ringraziamento, un grosso in bocca al lupo, un saluto a papà Enrico. Grazie. Che sicuramente ci segue. E in bocca al lupo di nuovo. Grazie mille. Vado a salutare Massimo Grecco, che abbiamo portato qui per la prima volta in una trasmissione. Ci fa un grande piacere, è un amico, me l'ha promesso, ha rispettato la sua promessa. E poi speriamo, guardate, io la sbottono, ho messo una cravatta americana con le giubbe americane, proprio, ecco qua. Questa è pubblicità occulta. L'ho letto prima di metterla, viene proprio da un ippodromo americano questa cravatta, proprio in onore di Beast the Nurse, sperando. Grazie. Nella vittoria, Massimo, quindi grazie. Speriamo che porti fortuna. Speriamo che torna sempre, allora. Bene, grazie, un grosso in bocca al lupo. Un saluto particolare va anche a Cinester Nicoli, che sicuramente rivedremo all'ippodromo della Maura con le sue interviste, ma rivedremo anche vicino a Alessandro Cocciadoro per quanto riguarda i cavalli di scuderia, no Cinet? Sì, me lo auguro, guarda. Poi speriamo che un giorno puoi rinnovare la licenza. Lo farò. Bene, bene. Diciamo il famoso anno sabbatico, dai. Grazie Cinette, un saluto a papà e alla tua famiglia. Riccardo Santoliquido in chiusura, Riccardo. Cosa dire? Grazie. È stata una trasmissione ricca, abbiamo detto tante belle cose. Sì, ne dico le ultime due, dai. Veloci, perché... Devo dare due cavalli, sennò poi i fans mi fermano. Ma non mi hai dato i cavalli. Allora, vai. Nelle Hawks, sento dalla regia, chiudi, aspetta, devo dare due cavalli. Allora, Joy Full Hope nelle Hawks e Priya Bona nella lista da 1400 vista dritta. Andiamo! Grazie Riccardo Santoliquido, fra breve vedrete anche uno speciale sul campionissimo Varenne, siamo andati a trovarlo grazie ad Unire TV per la festa del compleanno, subito dopo la nostra sigla, ma come sempre l'appuntamento è per la prossima settimana con No Problem Ippica, sei sempre a cavallo, buona serata a tutti e grazie ai grandi ospiti che abbiamo avuto. Baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en nei confronti di Vigliano Prince, poi Vidar e Viking Kronos, Varenne si è staccato da Vigliano Prince, Varenne che va a dominare fino al palo davanti a Vigliano Prince, Vidar, Viking Kronos e Pierre. A retta d'arrivo, Varenne in vantaggio, Valentin Black che cerca l'aggancio, Varenne in difficoltà, Valentin Black ci prova, Varenne attaccato da Valentin Black, ma Varenne viene a vincere ancora bene bene. Varenne in vantaggio con due di margine nei confronti di New Kid Lindsay, Varenne scatena l'urlo della folla di San Siro, Varenne che se n'è andato da New Kid Lindsay, Moneymaker che prova a riproporsi di dentro, in vantaggio Varenne, di dentro Moneymaker, Varenne, Paolo Minnucci, El Nazione in 99, la gente in pista, San Siro che salta, le braccia al cielo, è tutta Milano che esplode, è tutta l'Italia che trotta. Generale all'esterno, Varenne di dentro, è il match che aspettavamo, e Varenne in vantaggio, Varenne in vantaggio, Varenne in vantaggio, all'esterno non ce n'è più per nessuno, è Varenne, è l'Italia che vince. Varenne ancora!
lasciato a metà addirittura d'arrivo, mancano ancora 300 metri, Bahrain in vantaggio nei confronti di Plisac, Bahrain che ha una di margine, di dentro c'è Dream Vacation, Bahrain in vantaggio, centro dal palo, è andata, sul palo, è sensazione storica, è Bahrain, è sul palo di luci, è tutto quanto fa epica, è tutto quanto fa epica italiana. Bahrain contro se stesso in questa San Michael Race, il Bahrain che ha almeno una decina di lunghezze di vantaggio, Bahrain contro sé, Bahrain a metà addirittura, cerca il record, Bahrain fin sul palo. Se ne va Bahrain a vincere, Bahrain a 2-3 lunghezze di vantaggio su HP Pack, Scarlett sembra stanco come Victory Tilly, Bahrain vince! Sta passando Bahrain, passa! Bahrain in vantaggio a largo Legendary Lover Cup! Bahrain in vantaggio, allunga Bahrain! Bahrain se ne va! Se ne va! Standing ovation! Standing ovation! Vamos, vamos! Bahrain polverizza tutti i record! 1.53.3! 1.10.8! Standing ovation! Standing ovation! Per Bahrain, secondo un ottimo Legendary Lover Cup numero 4 e per il terzo posto uno stremato Victory Tilly. Signori, standing ovation per il più gran cavallo al mondo. Non so se nella mia vita e se neanche quelle dei miei figli, dei miei nipoti, verranno un altro campione come questo. Bahrain di tutto, di più. Bahrain che se n'è andato da Intercede a largo Generato Pomò. Che Ralla che viene, ma viene tardi. Lasciate che venga, perché Bahrain è là. Una quindicina di metri avanti a Generato Pomò, terzo Intercede. Non c'è stato neanche il tempo per soffrire. La vittoria come doveva essere, il segno di numero uno al mondo.